facendo l'esterno. Diciamo, abbiamo fatto una puntata zurlante, come zurlante, termine molto televisivo. Allora, dunque, siamo ormai verso il termine del progetto Buvish. Sì. Però ci auguriamo che Buvish TV invece prosegua come tante altre cose. Magari poi ci ritroveremo l'anno prossimo, l'inverno. Già sto parlando troppo. Comunque, vediamo quello che è successo direttamente domenica. Partiamo da domenica, sì. Domenica era così. 5 maggio, esatto, che è l'inizio della fine, l'inizio di questa ultima settimana del Cineforum Buvish. Però noi, come al solito, partiamo da un evento, da anche un evento extra Buvish. Domenica 5 siamo andati a vedere la fase conclusiva, la giornata conclusiva del primo premio internazionale del film documentario Marcellino De Baggis. Avevamo già intervistato il presidente De Baggis, vediamo anche come si è svolta la serata. Principalmente vediamo, insomma, il commento di uno dei due direttori artistici del premio, che sono stati Antonio Stella e Massimo Facecchia, che abbiamo proprio intervistato la sera conclusiva. Quello di Gian Antonio Stella? No. No. Antonio Stella, va bene, ok. Contribu. Responsabile Gianluca Ninti. Vado via. Vai. Ciao. Allora, Daniele ha lasciato il posto a Gianluca Ninti, curatore della rassegna. Ciao a tutti. Buona Vision che è stata Buona Vision arabo, Buona Vision Cina, l'ultima appunto, ma poi anche Buona Vision Albania, Buona Vision Romania e Buona Vision Polonia. Vuoi parlarci un po' della rassegna in generale? Sì, la rassegna è stata divisa in 5 parti, 5 micro rassegne, ciascuna comprendente 5 film. 5 film dedicati alle lingue maggiormente diffuse sul territorio locale, che sono state per l'appunto l'arabo, l'albanese, il rumeno, il polacco e il cinese. Lo scopo di questa rassegna era l'incontro fra culture e diciamo che
Noi volevamo fare in modo che gli italiani si avvicinassero a culture, usi, tradizioni per certi versi molto lontani rispetto ai nostri, e a giudicare insomma dalla partecipazione in alcuni film molto molto attiva, specialmente nei dibattiti finali, devo dire che l'obiettivo è stato in buona parte raggiunto. Ti metto un po' in difficoltà. Qual è stata la lingua che ti è maggiormente, insomma, piaciuta oppure che ti ha coinvolto di più? Ma probabilmente i film che ho preferito sono stati quelli dedicati alla rassegna polacca, però anche i cinesi, poi insomma li ho scelti io, insomma adesso non riesco a dire un film in particolare, sono affezionato un po' a tutti. Certo, sono stati film molto molto diversi fra di loro, per esempio la rassegna rumena comprendeva film molto realistici, molto crudi, quella polacca invece film per certi aspetti molto più poetici, però ecco, tutti film con argomenti forti che hanno dato al pubblico la possibilità di riflettere, anche di mettere a paragone culture e paesi completamente diversi fra di loro. Se si dovesse fare un Buena Vision, puntini puntini, un altro paese? Beh, io sceglierei sicuramente un paese di lingua portoghese, perché insomma per questioni affettive, anche per questioni insomma di studio, vorrei fare una rassegna o sul cinema brasiliano o sul cinema portoghese, però insomma tutti i paesi sono meritevoli di essere presi in considerazione. Non so, ci sono state richieste per quanto riguarda lo Sri Lanka, l'India, vedremo, faremo una cerita, sceglieremo i film più belli e penseremo di fare poi una rassegna dedicata a delle altre lingue. Altra serata conclusiva invece quella di giovedì 9 maggio. Maggio, con il film Aria. Stiamo parlando della rassegna Uguali Diversi. E si chiude anche quella. Sì. E si è chiusa anche questa. E si è chiuso il Cineforum Boobish. Ciao Cineforum. Sì, il pazzo Galeota non sarà più lo stesso. No, neanche la città vecchia sarà più lo stesso. Ma in realtà... Scusate, vogliamo... Ci sarà un to be continued, perché comunque abbiamo un evento finale di cui vi parleremo, sì, e vi faremo vedere, e molto probabilmente si terrà sempre in città vecchia. Sempre. Vogliamo andare anteprima? No, non c'è ancora anteprima, perché in fase organizzativa, ma torniamo a Uguali Diversi. Torniamo a Uguali Diversi, e no, il film si chiama Aria, di Valerio D'Annunzio. Di che parla? Il film parla di Giovanni, un uomo nato nel corpo sbagliato, maschio di sembianze, donna nell'anima. Accortosi del suo stato sin da bambino, le convenzioni e il bisogno di equilibrio lo portano però a scegliere la strada della normalità, e in nome dell'amore rinnega la sua vera natura. Dotato di una spiccata sensibilità artistica, sceglie, pur soddisfacendo l'esigenza del padre di vederlo laurearsi in legge, di assecondare almeno il suo dono diventando pianista. Intanto indossa la maschera di affetti quotidiani, figli, moglie, pur consapevole della sua parte oscura, con un travaglio che lo accompagna sempre. Maschera di una parabola di rinascita e di espiazione. E dovendo salutare tutti i nostri utenti anche per questa rassegna, abbiamo ci siamo proprio dati. Vabbè, esagerà, ci daremo ancora di più all'evento finale. Finale, sì. No, c'erano soltanto dei popcorn, dei sacchetti di popcorn e patatine e Coca-Cola, sì, per i nostri utenti. Sì, giusto per salutarci in maniera... Popcorn si abbina bene con il film. Popcorn sempre. Popcorn. Per la vita. È finito tutto. Ma no, non è finito tutto. Non sta finendo Boobish TV. In fondo faremo altre cose. Poi sta per partire la nuova trasmissione. Ah, è vero, c'è il coming soon della nuova trasmissione. Che questa si è veramente particolare. Non vi svegliamo ancora niente. Lo scoprirete da soli. Ma facciamo è vedere soltanto la una nuovissima trasmissione. Altro che i programmi di cucina. No, no. Colti e mangiati. Vediamo subito. Trailer e poi ci sono qua. Ciao!